Le note dei Futurorchestra di Biella e i colori del tramonto hanno accompagnato domenica scorsa la seconda edizione del picnic sotto le stelle sul lungolago di Pallanza. 350 i commensali che arrivavano anche dalla vicina Lombardia per un evento di grande fascino che piace sempre di più. L'iniziativa si rifà ai Dîners en Blanc organizzati nelle più note città del mondo ed ha una finalità solidale, raccolti circa 10.000 euro. Il picnic sotto le stelle è un'iniziativa organizzata da Sor Optimist Verbano con la collaborazione dei CIS, dei centri servizi sociali del nostro territorio, e con l'obiettivo di sostenere la rete antiviolenza verso le donne attraverso l'istituzione di borse lavoro per donne fragili, attraverso il supporto psicologico, gli sportelli di supporto psicologico e attraverso la realizzazione presso la questura di Verbania di una stanza per le udienze protette che rientra nel progetto nazionale Una stanza tutta per sé, destinata proprio a creare degli ambienti dove le donne vittime con i minori possano trovare accoglienza, una prima accoglienza nel momento molto delicato della deposizione e quindi del racconto delle loro situazioni difficili. La serata è diventata realtà grazie al contributo di Comune di Verbania, Fondazione Comunitaria del VCO e tanti sponsor privati. Le socie Sor Optimist sono state impegnate nella preparazione dei cestini insieme con il personale di Casa Immacolata, che ha messo a disposizione le proprie cucine. Nel menù mini tortini di verdure, formaggi ossolani e i dolcetti firmati Banda Biscotti. Tra chiacchiere, musica e risate, il rose del tramonto ha lasciato spazio al blu della notte. Smaltite le fatiche organizzative degli ultimi giorni, già Sor Optimist Verbano pensa alla prossima edizione, visto il successo raccolto dal picnic, con richieste quest'anno che hanno ampiamente superato i posti a disposizione e con una cifra importante che sarà devoluta al progetto antiviolenza.